Quindi se ho mezz'ora a settimana come preparatore regionale, vado nella città, se ho 30 e 30, 13-14 anni è dove sta arrivando l'ormone, dove arriva la baba, dove arriva lo sviluppo. E appena prima, quando l'elasticità è quasi al suo meglio, insomma, al suo proprio momento più bello, il momento più allenabile, è il momento in cui è il momento più sensibile dell'età per farla diventare la nostra stiffness o la forza elastica. Sia la stiffness, la compattezza tendinea, quindi la capacità del tendine di essere elastico ma compatto, quindi di trasmettere forza con un rendimento altissimo, collegata alla rapidità dei piedi, le scalette, tutta l'agilità. La letteratura dice che è appena prima dell'arrivo ormonale. Come arriva l'arrivo ormonale, dovremmo essere già pronti a fare forza, per l'amor di Dio, corpo libero, eccetera, eccetera. Quindi appena prima noi come federazione rugby cerchiamo di fare tutto il lavoro di agilità. E se io ho 30 minuti a settimana, la faccio quasi quello. Collegato a quello, tecnica di corsa, ho una buona base di appoggi per fare la mia buona tecnica di corsa. Il lavoro sulla tecnica, perché iniziamo a 15? Perché prima facciamo altro e secondo, perché poi se faccio tecnica a 13 fino a 17 non posso fargli fare i carichi. Non ci metto 4 anni a insegnare. Quindi lo sviluppo pratico anche questo. Lo faccio appena prima del carico. Se no sto facendo solo ginnastica. Quindi noi a 15, 16, mezz'ora a settimana facciamo un buon lavoro di tecnica. Chi è già pronto ormonalmente a 16 comincia anche a fare qualcosina di carico, se corrisposto tecnica luce verde in tutte le sue piccole parti dettagliate, e a 17 c'è il primo anno di accademia nazionale, c'è il primo anno di quattro nazioni, anno 17 con la nazionale, lì o faccio i carichi o quando vado in campo mi rompono.